La situazione è inutile negarlo, è complessa, anche perché di cosa non stiamo parlando? Non stiamo parlando, adesso a parte questo caso specifico, ma in questi anni di una applicazione superficiale delle regole da parte nostra, degli uffici, ma di qualcosa che noi abbiamo voluto, cioè di estrema consapevolezza. Non stiamo parlando di interessi personali da parte di nessuno, non è che qualcuno ha fatto questo per un suo interesse. Stiamo parlando proprio di un'interpretazione di quello che sono le regole, di quello che è il bene di Milano. Ora, io continuo a essere convinto che noi abbiamo fatto quello che ritenevamo giusto. Al di là del singolo caso, è chiaro che questo apre un problema politico molto importante, perché se invece così non fosse, è chiaro che si mette in discussione la nostra azione anche politica. Quindi io non mi sento di commentare il singolo caso, perché bisogna anche capire, avere gli elementi e perché non l'ho mai fatto. È chiaro che però la situazione è estremamente complessa e apre obiettivamente a scenari che non riusciamo ancora a definire. In tutto ciò è abbastanza evidente, qualcuno può anche essere soddisfatto della cosa, qualcuno può vederlo come una cosa positiva, ma io certamente no. Gli operatori immobiliari in parte stanno già decidendo che non si riesce a investire a Milano. E ripeto, questo non vuole essere un'accusa rispetto a nessuno, ma una constatazione. Lo stiamo già vedendo, per esempio, negli oneri di urbanizzazione che stanno scendendo moltissimo. La soluzione politica di cui parla Salvini, il decreto inserito nel decreto salva casa, e ne sa qualcosa in più, potrebbe essere la soluzione per il pregresso almeno. Non si capisce quando questo potrà avvenire. In ogni caso è chiaro che sarebbe auspicabile che è qualcosa che nasce da una riflessione generale in cui anche la Procura possa essere coinvolta, per l'amor del cielo. Non credo che colpi di mano possano essere utili, ma una soluzione va trovata, quindi certamente guardo con interesse a quello che sta facendo il Governo.